Bentrovati, torniamo sulla vicenda che riguarda Allegri e la sua posizione in questo momento. La Gazzetta dello Sporco è andata all'assalto di una eventuale conferma di Allegri, ma ci ha messo anche gli acquisti di Calafiori, subito arrivata la smentita del Bologna, e di Kuhlmeier dell'Atalanta, che costerebbe 40 milioni, 50 milioni, per darli poi a chi? Ad Allegri. Una trovata di Fabiana Della Valle, naturalmente imbeccata dalla redazione della Gazzetta dello Sporco, questo oggi ha fatto discutere tantissimo, non fosse altro perché il tecnico bianconero è odiatissimo, il contrario di quello che scrivono loro, è odiato nei dirigenti, è odiato nella proprietà, è odiato anche perché è uno che sottrae 18 milioni all'anno ai bilanci della Juventus, perché 9 milioni più 9 milioni lordi sono 18 milioni. Quindi pensate un po' come può essere tanto amato questo allenatore. Ma la cosa grave è la disinformazione della Gazzetta dello Sporco, è relativa soprattutto al fatto che si pone l'accento sui risultati ottenuti nel primo quinquennio. Naturalmente, come vi ho detto sempre, per me quegli risultati la Juventus li avrebbe ottenuti ancora più in maniera prestigiosa e magari con qualche coppa in più se non ci fosse stato Allegri. Allegri li ha messi solo in discussione. E allora, e non si indugia invece sulla maledetta Allegrata bis, o se la vogliamo chiamare Agnellata bis, perché Andrea Agnelli, che tanto bene ha fatto alla Juventus, purtroppo ci ha lasciato la coda velenosa di questo svergognato allenatore, questo distruttore, che non è soltanto un distruttore nelle partite di calcio, ma è un distruttore di ben altra consistenza che pesa sul groppone della Juventus. Perché la Gazzetta dello Sporco, in una maniera indegna, evita di mettere invece in risalto come nei due anni precedenti Allegri ha perso tutto quello che c'era da perdere, tutto. Non ha vinto una competizione per colpa sua, ha cambiato 101 formazioni, ha cambiato il modulo una cinquantina di volte, ha cambiato il ruolo ai calciatori, ha fatto infortunare i calciatori. Cioè non è soltanto il modo con il quale questo gioca, ma la vergogna con la quale questo abusivo viene appunto tesserato dalla Juventus, perché è un abusivo, perché lui tutto può fare nella vita tranne che fare l'allenatore, deve fare i cavalli. Ma tutti questi incensamenti che si fanno a questo tecnico, tutte queste sviolinate che si fanno a questo allenatore da parte di chi? Di una stampa ormai poco credibile, da una stampa che non ha i crismi della serietà. Non è più credibile la Gazzetta dello Sporco, né tantomeno gli altri giornali. Non sono più credibili, sono troppe le fesserie per fare che cosa? Per andare oltre i social. Perché i giornali, nel tentativo di voler superare i social, fanno continui danni, non sono più preparati, non sono più pronti. E allora fanno i disastri, come la conferma di Allegri, di cui io già da tempo vi sto parlando. Perché la mia sensazione è che venga confermato, ma non per i motivi che adduce la Gazzetta dello Sporco, il quale dice che è bravo, è preparato, ha fatto i miracoli, ha portato una squadra da niente a giocarsi lo scudetto. È la loro lettura, maldestra, inadempiente sotto l'aspetto della serietà di informazione.
problema è che questo animale, questa bestia che sta sulla panchina della Juventus, con tutto il rispetto per gli animali, per le bestie che vanno rispettate in qualità di esseri umani, si è circondato, come ben sapete, di una corteccia, di una blindatura di giornalisti, di influencer, di lecchini, di tifosi, i capi, con il quale si protegge. Ma vi siete chiesti perché il primo Allegri, nonostante la sua disarmante e vergognosa impreparazione, ha vinto lo stesso? Innanzitutto perché era un lavoro avviato da Conte, e poi perché aveva una dirigenza forte, ferma, come Marotta, Paratici e Nedved, i quali lo tenevano ben in pugno, non lo facevano sbagliare. Tanto è vero che sembrava un allenatorino nelle mani di gente con le palle. E fra l'altro all'interno c'era una schiera di senatori, a cominciare da Buffoni, Chiellini, Bonucci e Barzagli, i quali erano ben attenti agli errori del tecnico, lo indrizzavano, e lui non poteva sbagliare, perché quello è furbo. Quando ha cambiato, la Juve è andata in difficoltà, per poi ritornare sempre al 3-5-2. Nei due anni precedenti, il solo Agnelli, che al secondo anno si è pure dimesso dopo pochi mesi, non è riuscito, perché Paratici ormai era un separato in casa. Arriva bene, sa di calcio quando Renato Zero sa di figa. Quindi lui si è trovato in mano il giocattolo e l'ha rotto, lo ha sfasciato, lo ha totalmente sfasciato. Quindi ci troviamo di fronte chiaramente ed evidentemente ad un distruttore. In due anni ha fatto 101 formazioni diverse. Perché la disinformazione non parla di questo? Perché non parla delle figuracce fatte contro il Maccabi, contro il Benfica, contro il Siviglia, contro l'Inter 3 volte? Al di là dell'apporto arbitrale, perché se tu fai vedere debolezza, il sistema ti dà addosso. La distruzione di calciatori, sono scappati almeno in 8-9, è scappato De Ligt, che l'ha fatto una monnezza, è scappato Kulusevski, è scappato Bentancur, vabbè Bentancur era scarso, ma sono scappato Morata, è scappato Ronaldo. Come Ronaldo ha sentito il suo arrivo, così se n'è scappato. Ma anche altri che non ricordo. Scappato Demiral. Cioè, sono scappati. Totalmente. Si è trovato con un gruppo di calciatori con il quale poi ha legato. Alecsandro, Danilo. Poi è arrivato Milik e Locatelli che lui ha voluto. E ci ha messo dentro anche Miretti, che è un gruppo ben solido, con De Sciglio che gioca e non gioca. Per il resto, l'anno scorso avete visto come lo hanno contestato, anche quel lecchino di Szczęsny, e quello non è altro che un lecchino. L'anno scorso, dopo la partita di Siviglia, gliene ha dette di tutti i colori. L'anno scorso lo spogliatoio era totalmente frantumato, e non date le colpe alle penalizzazioni, perché sapete come succedeva l'anno scorso? Se la Juve vinceva era il merito di Allegri, se la Juve non vinceva, no, perché quelle poi tengono le penalizzazioni, c'è la Corte Federale, c'è la Chiné,
sul capo e loro sono distratti, fatemi capire. O si vince il merito di Allegri, si perde la colpa di Chinè, della Corte Federale. È superfluo dire questo, sapete perché? Perché a ottobre, fine ottobre, quando non c'erano tutte queste babbeli, era fuori dal campionato ed era fuori dalla Champions League. Quindi non mi venite più a raccontare che la squadra era distratta dai processi sportivi, perché non è vero. È una scusa, è la foglia di fico dietro la quale vogliono nascondere le nefandezze di questo squilibrato, di questa persona indegna che non può fare l'allenatore di calcio, questo abusivo. Allora io dico che il popolo bianconero, che è quasi tutto contro Allegri, non come dice la Gazzetta dello Sporco, deve muoversi, deve far sentire la propria voce contro questo allenatore. Perché mi scrivono tanta gente che va allo stadio e poi non lo contestano? Ma di cosa avete paura? Venitelo a raccontare a me, da me, se qualcuno vi minaccia. Ditelo a me. Ma non credo che vi minaccia qualcuno se volete contestare Allegri. Perché poi quei venduti di chi fa il tifo per Allegri, perché sono dei venduti, no, li voglio vedere, li vorrei vedere. E allora bisogna far sentire forte la voce della società. Ma è tanta poco credibile la voce della Gazzetta dello Sporco, che io posso testimoniare, perché è stato detto a me, vi dico la fonte, ve l'ho già detta e ve la ripeto, questa dirigenza con a capo Calvo aveva già cacciato Allegri. Perché era già stato tutto fatto con Spalletti. Spalletti era stato designato come allenatore della Juventus con Giuntoli. Il ritardo dell'arrivo di Giuntoli era legato proprio al paletto, come si dice, contrattuale, che De Laurentiis mise contro Spalletti e poi si è stato zitto con la federazione. Ha chiesto prima i soldi, poi si è stato zitto perché gli hanno detto vedi che tieni la questione Osimhen. Quindi questa dirigenza, Giuntoli e Calvo, lo avevano cacciato, era Spalletti l'allenatore, me lo ha rivelato Palamara, l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, amico del cuore di Spalletti. Era già tutto fatto. La Gazzetta però in parte lo dice, perché dice l'anno scorso ha avuto grandi difficoltà, cioè ha ammesso che era sul punto di andare via. Lo ha ammesso la Gazzetta. Tanto è vero che lo stesso Calvo fece dimettere dall'Olympique Marsiglia Tudor, che era il piano B, che poi non è andato in porto. E tanto è vero, come vedete, Calvo è un po' distante in questo momento dalla Juventus. Spalletti aveva già l'accordo con la Juventus. E sarebbe arrivato con Giuntoli. De Laurentiis ha fatto saltare i piani. E allora la Gazzetta dello Sporco, che viene a raccontare un'altra favola, come quando si inventò che lo volevano gli arabi, mai stato vero, sempre la Gazzetta dello Sporco, come quando la Gazzetta dello Sporco si è inventata la lite tra Paredes e Allegri. Non è vero, ma la Della Valle lo ha detto chiaramente. Come quando la Gazzetta dello Sporco si è inventata la presenza di Giuntoli il 4 luglio
alla Continassa, mentre giunto li prendeva il sole a Forte dei Marmi, e io ero collegato con un amico che me lo faceva vedere in diretta. Non è più credibile. Allora quella delle ultime ore della Gazzetta dello Sporco non è una notizia, ma è un'incensata, è un'anticipazione fasulla. Che ne sa la Gazzetta dello Sporco di cosa ha in mente Giuntoli, quando la stessa Gazzetta dello Sporco con tutti gli altri giornali non sono riuscita ad indovinare un solo acquisto della Juventus? Uno! Non l'hanno indovinato. Loro e quei falliti che fanno i giornalisti del calciomercato. Nessuno ha indovinato gli acquisti di Weah, di Diallo e di Alcatraz. Nessuno. E né tantomeno quello dei baby che sono arrivati dal Sud America. Nessuno. Oggi riempiono i giornali con la conferma di Allegri, piuttosto che con l'arrivo di Kup Meyers o di Calafiori, la cessione di Sulé. Addirittura si sono inventati che il Southampton, come cazzo si chiama, avrebbe chiesto: ma quanto costa Sulé? Quando la Juve è andata a parlare con i dirigenti di questa squadra per l'acquisto di Alcaraz, Sulé non è in vendita, Sulé rappresenta il futuro della Juventus. Figuriamoci se è in vendita. Quindi si stanno inventando di tutto e di più, e ogni giorno si inventeranno qualcosa. Si sono già inventati che il Manchester United vuole Bremer, non c'ha i soldi. Il Manchester United per Bremer. E Bremer non va a giocare in una squadra scassata come il Manchester United. Altra cosa se la richiesta fosse arrivata dal Manchester City. Cioè non si rendono conto delle palle che dicono continuamente. Palle, ma loro non sanno però, nessuno l'ha detto, e lo dico io, che Spalletti era già l'allenatore della Juventus, come l'ho detto all'epoca. Aveva già firmato con i bianconeri. La Gazzetta, ma anche in queste ultime ore, che tira la volata ad Allegri, non fa altro che buttare fango e veleno a farci odiare ancora di più di quanto è odiata dal popolo bianconero. Perché è odiata, perché vi dico una novità, sono anche gli allegriani che non lo vogliono più, anche gli allegriani, cioè chi lo vuole bene, dice adesso basta. Perfino gli allegriani hanno cambiato idea, pur amandolo, pur continuando ad amarlo, hanno capito che non è più cosa sua stare alla Juventus. 8 anni sono... bastano. E allora, come vi dissi qualche tempo fa, la proposta quale sarà? Ci sarà una proposta, perché la Juve non va mai in campo con un allenatore in scadenza di contratto, se no se lo mangiano i calciatori. Non solo la Juventus, anche l'Inter l'anno scorso è dovuto rinnovare ad Inzaghi. La proposta è di spalmare il contratto di 9 milioni ancora che resta in 2 o 3 anni. Spalmare quel contratto e quindi non immettere altri soldi in bilancio. Voglio capire anche questa proposta della Juventus. Ma continuare ad andare a dare 18 milioni per un altro anno a questo allenatore, perché sono 18 milioni lordi, dice, ma glieli devi dare lo stesso, però sai benissimo che c'è la valorizzazione dei calciatori, c'è il ritorno in Champions League, per cui visto che è sotto contratto non lo esonerano, ma lo mettono di fronte ad una scelta particolare, una scelta di difficile accettazione, a mio modesto parere, anche se nati per vincere
ritiene che Allegri accetta questa rateizzazione dell'ultimo anno di stipendio? Secondo me avrà difficoltà ad accettarla, secondo il mio modesto parere. Ed è questa la discussione. Non perché è bravo, è bello ed è vincente, come ci spiega la Gazzetta dello Sporco, buttando fango sulla rosa della Juventus, sul lavoro della vecchia e della nuova dirigenza ed esaltando doti che non ha di Massimiliano Allegri. Noi dobbiamo essere sempre chiari e decisi e precisi. Questo è il racconto della realtà. Fra l'altro vi dico, e questo ve lo dico per certo, che i tre calciatori acquistati da Giuntoli per la prima squadra, mentre i tre del settore giovanile della Next Gen fanno parte di uno scouting ancora vicino a Tognozzi che sta al Granada, ma che sta facendo un grandissimo compito, come avete visto, i tre nomi Wea, Jalou e Alcatraz sono tre nomi che Giuntoli ha concordato con Spalletti. Questo ve lo dico per certo, perché l'ho saputo nelle ultime ore. Perché poi, nel momento in cui si scoprono gli altarini, vengono fuori determinate verità. Tra Allegri e un altro allenatore, l'anno scorso, visto che non è potuto venire Spalletti, hanno preferito ancora Allegri e continuare il contratto, perché avrebbero avuto difficoltà nel rescinderlo. Ma quindi c'era tutta la volontà di vincere lo scudetto. Non ci venissero a raccontare che la Juventus doveva arrivare nei primi quattro posti se prendi un allenatore appena scudettato che poi è andato in nazionale. Ed è un fatto certo, perché la fonte che vi ho raccontato è una fonte reale, vera, perché voi potete incontrarlo per strada a Palamara e potete dirgli: è vero che Spalletti aveva già firmato per la Juve, lui non ha nessuna difficoltà a dirlo adesso, dopo che è andato in nazionale. Infatti io l'ho detto dopo che è andato in nazionale, ma lui me l'ha detto prima che lui andasse in nazionale, perché erano rimasti pure che sarebbe andato quest'anno alla Juventus. Per cui questa dirigenza, che tanto ha parlato bene, facendo giustamente il proprio dovere, di Allegri, l'aveva già bocciato con Calvo, che è tenuto chiaramente ai margini, coerentemente. Quindi chi ci vuol far credere a noi che la Gazzetta dello Sporco avrebbe capito che la dirigenza avrebbe cambiato idea su Allegri? No, l'idea è sempre la stessa, di bocciatura totale. Ma questo, sapete che cosa vuol dire, da cosa deriva pure, da cosa si comprende? Dal fatto della specifica anarchia di Allegri, che continua a fare il bello e il cattivo tempo con la Juventus, continua ad esercitare la sua leadership autonoma, non riconosciuta dalla dirigenza, che oggi lotta per lo scudetto, non può fare niente. Lui che fa giocare Miretti, ma voi pensate davvero che Giuntoli e Manna e Calvo farebbero giocare Miretti? C'è uno scontro chiaro, evidente all'interno, palese. Tanto è vero che gli avevano messo Pogba, gli avevano messo Fagioli e ora gli mettono Alcaraz. Miretti era l'ultima scelta e lui ha trovato il modo per inserire sempre sto Miretti. Vi assicuro che la dirigenza non è contenta di Miretti, ve lo assicuro.
e tutto Alcaraz è un giocatore che doveva arrivare a fine giugno e invece hanno anticipato. Quindi all'interno c'è guerra e lotta aperta, altro che hanno cambiato idea, come dice la Gazzetta dello Sporco. Dice bugie, non li credete più. Torneremo su questo argomento. Torneremo su questo delicato argomento, perché non ci possono propinare bugie solo perché le ha dette la Gazzetta dello Sporco. Sono verità. No. Questa è l'informazione, anzi è la controinformazione, che viene dal basso, viene dai poveri, ma viene dal cuore, dal sentimento, dall'amore verso la Juventus. E oggi Allegri rappresenta il disamore della Juventus, perché è vero che un nemico della Juventus l'ha ribattezzata Allegrentus per altri motivi. Quello è un nemico della Juventus, attenzione. Quello è un vero nemico. Quello è un velenoso nemico della Juventus. E mi riferisco ad Avsim Out. È un velenoso nemico della Juventus. Ricordate questo. Perché le porcherie, le schifezze che ha detto sulla Juventus l'anno scorso sono irripetibili e inimmaginabili per uno che anche si professava tifoso della Juventus, anche per finzione essere tifoso della Juventus non poteva dire le schifezze, le porcherie che ha detto contro la Juventus. Non è possibile. Però lui, anche se in un'altra forma, l'ha chiamata Allegrentus. E quello ha cercato di fare Allegri, l'ha fatta diventare l'Allegrentus, Allegrentus che è il contrario di Vincentus, perché la Juventus è la Vincentus, con lui è l'Allegrentus, cioè la perdente, la squadra che ha perso. Lui ha perso 21 titoli con la Juventus, 21, ne ha vinti 11, è l'allenatore più perdente della storia della Juventus. Sì, è l'Allegrentus quando perde, perché lui la causa delle sconfitte, ma non è lui il merito delle vittorie. Lui ci mette mano soltanto per farla perdere. Perché quando vince questa squadra fa il minimo sindacale, fa quello per il quale è nata, fondata, costruita, vincere, è la Vincentus. Quindi se non vince diventa Allegrentus, perché sono le allegrate che non la fanno vincere. Altro che la Gazzetta. I dirigenti non hanno cambiato idea, non hanno cambiato idea, non hanno cambiato idea. Sulle palle l'avevano prima e sulle palle è rimasto. Poi c'è la sostenibilità, c'è un contratto monstre. E se c'è sostenibilità, dice però l'avevano cacciato per prendere Spalletti, sì, questo sì, avevano trovato risorse particolari. Discorso che poi la proprietà ha detto, per Spalletti lo mandiamo, per un altro no, il rischio sarebbe troppo grande. Cioè loro per Spalletti avrebbero fatto, diciamo, la follia di mandarlo con altri 2 anni di contratto. Per Tudor no. Là è stata una forzatura di Calvo, quella di farlo dimettere dall'Olympique Marsiglia. Tudor rimane comunque, a mio modesto parere, uno dei favoriti per la panchina della Juventus nei prossimi anni. E mi fermo qui per il momento, ma prendete per buona questa notizia,
Spalletti era l'allenatore della Juventus. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche e mettere un like se lo ritenete opportuno. Alla prossima.